Sì, vi ascolto. Vorrei essere messo in comunicazione con Umberto Nobile, a Roma, in Italia. A Roma, in Italia? Siete sicuro, signore? Chiamare in Italia è davvero molto costoso. Sì, ne sono sicuro. Bene, io vi ho avvisato come volete. Pronto? Roma, Italia. Buongiorno, signora. Ascoltate, vi sto chiamando da Oslo, in Norvegia. Oslo? Accidenti, costerà un occhio della testa. Sì, è quello che ho detto io, ma qualcuno non ha voluto ascoltarmi, anche se sono stata chiara. Nobile, parlate pure. Parlo con Umberto Nobile? Sì. Il creatore del dirigibile conosciuto in tutto il mondo? Sì. Buongiorno. Il mio nome è Roald Amundsen, sono un esploratore. Sì? Ecco, la chiamo perché voglio andare al Polo Nord a bordo di un dirigibile. Ah sì, davvero? E voglio che siate voi a costruirlo. Veramente? Dovrà essere enorme. Sì, d'accordo. Resistente alle condizioni climatiche più estreme. Sì, sì. Al freddo glaciale, ai venti sferzanti, sì, e improvvisi. Sì, certo, d'accordo. Alla neve. D'accordo. E voi dovete venire con me. E dove, scusatemi? Al Polo Nord. Cosa? Al Polo Nord? Sì, al Polo Nord. Volete che costruisca un dirigibile in grado di arrivare al Polo Nord? Ho capito bene? Sì. E volete che vi accompagni in questa spedizione? Sì. Sì. E dovrà essere enorme? Oh sì, è enorme. Per tutti i cannelloni è meraviglioso. I cannelloni sono buoni.